Wrestling. Scuole Pesciolini, sono mamma di Dieter Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo episodio della Wingamer Space. Siamo su Pixelmon. Oh! Caduto. Sì, devo andare di qua. Siamo sul Wingamer dove si è andato a finire. Di qua. E no, ragazzi, devo girare la visuale perché non ci vedo. Dove cazzo? Pixelmon. Ok, potevi scrivere un attimo più grande, no? Perché. Giusto perché non riuscivo a leggere un cazzo. Oh, c'è XLuigi online. Ok, ragazzi, allora fermo, basta stronzate. Io c'ho una fame bestia, sono appena tornato al lavoro, c'ho fame, quindi mangio. Sono patatine veramente buone queste. Non dico il nome per non far pubblicità. Vabbè, che mica mi pagano, però molto buone. Allora, cominciamo questo video. È il 19° episodio. Oggi ho iniziato proprio a cazzo di cane. Cioè, proprio video così alla minchia. Oh, c'è The Nick. Oh, benissimo, c'è Luigi. C'è un po' di gente. Che cosa andiamo a fare oggi, ragazzi? Grazie ad un amico che è Jackton. Vediamo intanto se è online. Hola, Chico. Chico. Hola, Chico. Chico bonito. Mucha banana. La manna. Ok. Eccolo. Saluta il tubo. Saluta il tubo. Se Jackton ci aiuta, o meglio, già mi ha detto che mi aiuta, faremo il potenziamento e viseremo un Pokémon che è una meraviglia. Perché praticamente, eccolo, perché questo Pokémon impara solo 4 mosse. È rarissimo trovarlo sulla Wingamer's Fave. Lo faccio vedere, guardate che Wobbuffet. C'è Wobbuffet, ragazzi, è magnifico. Livello 25, 26, 20 qualcosa. E lo sto per super evisare con voi in questo video, grazie all'aiuto di Jackton, che è pieno pieno di Pokémon. Lui ha lasciato il server, però mi sta aiutando ad evisarlo. Per avere Wobbuffet, se volete sapere come trovare, come avere Wobbuffet, scrivetemelo nei commenti. E soprattutto, se volete che, insomma, lo troviamo insieme, un Wobbuffet, nei prossimi video, procuratemi un dito. Procuratemi un dito e lo troviamo. In ogni caso, se mi scrivete nei commenti, ti prego diccelo, io vi dirò come, insomma, trovarlo. Magari in un prossimo video o nei commenti stessi. Vediamo come mi gira. Detto questo, se vuoi ancora un po' contarti. Oh, uno Starmie Shiny non è visato, ma è visabile. Ma almeno è Shiny. Oh, sì, questa mi piace. Intanto, mi sposto da Jackton. Oh, sì, questa mi piace. E vi faccio vedere il mio Shiny. Il nuovo Shiny. Oh, un nuovo Shiny. Signore e signori. Bam. Shiny Starmie livello 75 da evissare. Che poi mi devi spiegare, Jackton, scrivilo nei commenti, come cazzo faccio ad evissarlo se è già arrivato al 75? Cioè, come fa? Forse con le caramelle rare. Sì, comunque abbiamo fatto 200 di difesa. Ragazzi, ora vi dico, per evissare Wobbuffet qual è il miglior modo. Sì, fatta. Ok, ragazzi, allora, per evissare il nostro Wobbuffet avremo bisogno, quindi gli abbiamo dato 200 punti in difesa, ora gliene daremo altri 200 in difesa speciale e 104 in HP, e così lo completiamo. Io sto utilizzando un Golurk livello 75 per one-shotare. Che cos'è sta roba? Ah, sì, per farmi volare? Sì, vabbè, sì, è andato via il clear lag. Ci sono piccioni che cadono, ma va bene. Allora, utilizzerò un Golurk livello 75. Devo ammazzare i Blastoise? Quanti cazzo di Blastoise c'hai? Ma veramente mi stai dicendo? Devo uccidere i Blastoise? Ma dici sul serio? No, comunque, utilizzeremo quindi un Jackton, livello 75, ho il condivisore esperienza su Wobbuffet, quindi ora ammazzerò, penso, non so quanti Blastoise lui abbia, anzi mi devo far dire quanto mi dà di difesa speciale il Blastoise. In ogni caso dovrei one-shottare sta gente. Ecco, la velocità della luce, il mio Wobbuffet sale di 1000 livelli. Ok, c'è un altro Blastoise di livello merda. Cioè, rispetto al Golurk, non perché siano merde, assolutamente. E Wobbuffet sale, oh my god. Terzo, no, Pikachu, what? Pure Pikachu? Ma sei sicuro? Non è che mi trolli? Porca miseria, devo farmi dire i numeri, perché sennò qua... Fail, ho dimenticato di posarlo. Oh cazzo. Oh cazzo.
Cambia Pokémon. MSG Jackton. Cambia. Oh no, 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 non voglio. Cambia Pokémon. Dato che non devi uccidere, riloggo. Oh, what the fuck? Cioè, scompare così, giustamente. Non devo uccidere un Pikachu. Oh mio Dio, mi saluti, Cilindro. Ciao, Cilindro. Che culo che ti becco. Sì, ti sei trovato fortunatissimo. Ciao, Cilindro. Cilindro. Cilindro 24. Non sto capendo più un cazzo. Cilindro 24. Ciao. Eccolo. Ti ho salutato anche sul tubo e aspettiamo che ritorna, insomma. Incredibile, ragazzi, incredibile. Io devo fare una statua a questo ragazzo, Cilindro 24, perché mi sta dando il secondo dito. Cioè, io nel video, prima ancora che esca il video, quindi pubblicato su YouTube, semplicemente io l'ho pensato. Mi contatta uno qui che vuole venire nel video, ciao, poi mi dice: ti voglio regalare un Pokémon. Ho detto: se c'hai dito, mi faresti un grandissimo piacere. Ha detto: sì, ce l'ho, vieni che te lo do. Ho detto: oh mio Dio, oh mio Dio, ti ringrazio la vita. E ti do anche un bel Pokémon, non ti do una merdina. È un bel Psyduck. Oh, ma quando... Guarda, Cilindro, tu vedrai questo video. Ti ringrazio perché questa serie e il prossimo episodio andrà avanti proprio grazie a te. Quindi, grazie mille, sei un grande. Detto questo, io ritorno dal mio Jackton, che dobbiamo continuare l'allenamento. Comunque, i Blastoise danno 3 punti l'uno, quindi ne abbiamo uccisi 5. E siamo a 15 punti di EV nella categoria difesa speciale. Per cui, procediamo fino ad arrivare ai 200. Ci vorrà un po' di tempo. Ok, ragazzi, siamo arrivati al punto di avere 195 difesa speciale, quindi ora dobbiamo uccidere un Blastoise che ci dà 3 punti e un Pokémon che ci dà solo 2 punti EV, perché sennò sforiamo, che è un'Altaria, e se lo dice Jackton, io mi fido perché non ho controllato online, mi fido. Ci pensate, stiamo evisando a minchia il Wobbuffet? No, dai, no. Non stiamo visando. Massacra sto Altaria, per favore. Non ha effetto. Ma che due coglioni. Un dinamipugno. Ma tira lì una roba. Massacralo, ammazzalo. E che caspita. Uccidi sto Altaria di merda. Porca. Eh sì, l'ho capito. Dinami punch. Ma Altaria usa refre. Ma porca di qua. Centripugno. Ammazza sto coso. Ma possibile che non ci fa un cazzo? Non è molto efficace. Altaria esausto. Benissimo. Ci abbiamo Wobbuffet livello 48. E evissato. Scusate se mi tolgo dalla webcam, ma stavo segnando sul mio preziosissimo. C'ho la mod. Io qua vicino a me c'ho la mod. Ho segnato che abbiamo completato anche la difesa speciale. Vi faccio vedere un attimo le statistiche. C'è il Wobbuffet livello 48, che ha 102 di difesa speciale e 95 di difesa. Porca miseria, tra l'altro ho beccato pure la natura buona, perché ok che mi diminuisce l'attacco speciale, però mi aumenta la difesa speciale, e dovendolo evissare in difesa speciale e in salute va benissimo, ragazzi. Ora cominceremo con l'EV training, esatto, in HP. Quindi vediamo che cosa ci propone il nostro, come ti chiami, Jackton, da massacrare. Vediamo un po' chi massacreremo per 150 ore. Non sta laggando, ragazzi. È che Jackton non spara il Pokémon. Spara il Pokémon, dannazione! Ok, ragazzi, finalmente dopo un po' di problemini, perché sta laggando il server e non si capisce un cazzo, abbiamo capito qual è il Pokémon da massacrare. Lo so, ragazzi, come dice Jackton, è illegale. Però dobbiamo ammazzare gli Azumarill, che dovrebbero dare 3 di HP l'uno. E lo so, ne dovremmo ammazzare un bel po', perché dobbiamo arrivare a 104. E quindi ci impegniamo e massacriamo Azumarill, va? C'è una canna da pesca volante. Non so chi sia questo brutto ceffo che ci è stato. The Nick. Ok, ti sei automaticamente smascherato da solo, The Nick. Ma porca di quella. Oh, dove caspita? Corri, Azumarill! Lo so che ti devo massacrare. Vieni qua! Oh, beccato. Praticamente, ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'EV training. In pratica, il nostro Wobbuffet è livello 49. Io voglio tenerlo sul livello 50, perché così posso utilizzarlo nei tornei. Siamo a 90 EV in HP. Quindi, con questa ultima tranche arriveremo a 105, ma
superare il 104, cioè il 105° punto non lo prende, quindi andiamo belli tranzolli. E ora vi faccio vedere che statistiche e che mosse ha. E se riesco, proviamo a fare una lotta con solo Wobbuffet contro, non so, vediamo quanti Pokémon. Penso che la farò con Nick la lotta, che è giù da queste parti in giro. E ancora non mi ha fatto il 50, ma porca di quella paletta! Porca di quella porchetta! Allora ragazzi, il nostro Wobbuffet da combattimento, da tornei è pronto. Ce l'abbiamo a livello 50, perché di solito i tornei sono massimo a livello 50. Così possiamo anche verificare gli IV di questo Pokémon. Le mosse. Allora, vi faccio vedere le statistiche: 267 punti salute, 107 difesa speciale, 99 difesa. Vi faccio vedere le mosse, sono una roba pazzesca. C'è una mossa di tipo fighting. In pratica, quando lo attaccano, arreca con un attacco fisico il doppio del danno ricevuto. Poi c'è una mossa di tipo psycho che quando fanno un attacco speciale lo replica arrecando il doppio del danno. Salvaguardia la utilizza per proteggere tutta la squadra da rotture di palle, tipo paralisi stun, questa roba qua, per 5 turni. E destino obbligato, in pratica, se lui muore in quel turno, anche quello che l'ha colpito muore. È una figata sto Pokémon. Allora sto provando contro Jekton. Ah, ok, mi ha messo dei Pokémon decenti. A fare tipo challenge, c'ho un solo Pokémon e Jekton ce ne ha tre. Vediamo quello che riesco a combinare. Io devo azzeccare però quello giusto. Allora, contatore, specchio velo è per l'attacco speciale. Che cosa farà Feraligatr? Mo vediamo se hai capito come usarlo. Infatti, boh, dobbiamo vedere. Feraligatr fa l'attacco speciale, proviamo. Ha usato Ice Fang, ha usato Mirror Coat, ma ha fallito. Porca puttana! Contatore, ho fallito miseramente. Ha usato ma spanculo. Dove cazzo sta Jekton? Ma sei un maledetto. Allora riproviamo. Ragazzi, è una delle due, cioè, contatore. Dai, cavolo. Ha usato Counter, ma porca di quella miseria, vuoi usare qualcosa per farmi male? C'è Chip Away, Fradighetto Chip Away, e io l'ho massacrato di botte. Proviamo specchio velo. Cioè, ragazzi, devo azzeccare la mossa che mi fa? No, ha fallito. Contatore? Che cosa fai? Ice Fang? Oh, boom! Mamma mia, ragazzi, il peggio danno. Contatore, la cosa difficile per usare questo Pokémon qui è riuscire a capire che tipo di mosse fanno i. Oh, te l'ho beccata! Che tipo di mosse farà l'avversario? Perché sennò è veramente, veramente impossibile. E mi devo dotare anche di un po' di ricariche, perché sennò. Slash, no, questo slash è normale. Ora farà Water Gun o Slash? Facciamo specchio velo. Dai, che farà. No, dannazione, mi sta fottendo. Ora psicologia inversa. Lui penserà che io cambio, quindi io non cambio, quindi lo massacro. No, psicologia diversa, inversa di merda. Ok, questa mi dà proprio l'idea di una sfida speciale, ragazzi. Siamo nell'arena dell'isola di Luigi. The Nick ha cambiato la skin su. Perché cazzo di skin ti sei messo, Luigi? Cioè, The Nick. Però va bene. Qui sfideremo il nostro sfidante. Vedremo un po' che cosa ci combina. E io spero di azzeccare bene le mosse. Allora, sei pronto, The Nick, per questa sfida? The Nick non rispose perché non sa niente com'è. Ma livello massimo ti ho detto 50, e quindi 50, cioè non andarmi i super Pokémon. E spero che non mi trolli. Cioè, se ti trovi quello davanti che ti trolla con il Pokémon con tutte le mosse al contrario, e sono un po' cazzi se c'hai solo Wobbuffet. Diciamo che può essere un problemino. Vediamo quanti Pokémon li riesco a tirar giù. Ok, The Nick non aveva Pokémon livello 50 massimo, quindi ho dovuto accettare che usasse Pokémon di livello anche fino al 65. Vediamo, continuiamo a vedere la challenge, che cosa ci porterà. Allora, questo Crocodile, se non sbaglio, usa no, mosse normali, quindi gli faccio i peggio danni. Vediamo. One shot, one crit. Oh my god. Ragazzi, due me li voglio almeno portare con me, massacrato. Sidnick, ce l'ho Wobbuffet, ce l'ho. Ora userà Porygon, però visto che praticamente penso di morirci, uso destino obbligato, quindi è super efficace. Wobbuffet esausto.
Non ce l'ho fatta. Non sono riuscito ad ucciderne due. Porca di quella zozza! E ragazzi, il mio Boba Fett comunque è molto power, è riuscito a resistere all'attacco di quel crocodile e... no, di quel crocodile, quel coso che mi ha massacrato di brutto. Però diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Potrebbe essere interessante anche portarlo fino a livello 100, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. In ogni caso, vi ringrazio per la visione. Se Nick, non stare così vicino. Se siete arrivati fin qui, lasciate un like, commentate, condividete e scrivete nei commenti hashtag WobbuffettPower. Scrivetelo come vi pare, non lo so perché l'ho pronunciato a cazzo di cane. Quindi scrivetelo come vi pare. Ci vediamo nel prossimo video e probabilmente faremo cose strane con i dito. Vi ricordo, scrivetemi nei commenti se volete sapere come si ottiene. Ciao a tutti!